costruendo come tu hai costruito la tragedia per il mondo della violenza animale. Che cosa voglio dire? Lo so che è complicato, come si fa? Ma questo è un problema serissimo, noi non possiamo continuare a pensare che sono gli stati tradizionalmente intesi i punti di riferimento dei diritti degli esseri umani. E noi in Europa stiamo cercando di superare questi decimi, l'idea di fare gli Stati Uniti d'Europa è un modo per distruggere gli stati attuali. È un eufemismo per dire non ce la sentiamo di vivere chiusi nel 2005. La terza cosa è capirete che qui non ho speranza di diventare presidente del mondo. Se io fossi presidente del mondo abolirei il permesso di soggiorno. Non il passaporto, eh? No, il passaporto no, perché voglio evitare che Provenzano vada in giro del mondo, quindi un po' di controllo ci vuole. Il permesso di soggiorno è un atto di violenza dell'uomo sull'uomo. L'umanità si divide in due categorie: quelli che possono decidere dove vivere e dove morire, e quelli che non possono decidere dove vivere e dove morire. Nessuno di noi ha scelto il luogo della nascita, nessuno. Almeno a me non l'hanno chiesto i miei genitori dove volevo nascere. Credo che anche voi siete stati interpellati. Il diritto fondamentale dell'essere umano non è decidere dove nascere, ma deve essere decidere dove vivere, dove morire e soprattutto dove sopravvivere. Noi costringiamo miliardi di persone a non poter esercitare questo diritto. Io so perfettamente che questa mia proposta è una proposta che può sembrare eversiva, e certamente se la Romagna dovesse accogliere tutti quelli che vogliono venire, non ce la farebbe. Se la Sicilia dovesse accogliere tutti quelli che vogliono venire, non ce la farebbe. Se l'Italia dovesse accogliere tutti quelli che vogliono venire, non ce la farebbe. Ma siamo ancora convinti che l'Europa di 27 stati e centinaia e centinaia di milioni di persone è ancora troppo piccola per non accogliere chiunque voglia venire? Ma voi pensate quale straordinario significato egemonico, sì, egemonico, in termini culturali, oltre che economici e politici sarebbe se l'Unione Europea dicesse chi vuole può venire. Poi è chiaro che all'interno di quelli che vengono devi in qualche modo fare in modo che ci siano i servizi necessari. E allora pazienza. Se tu vuoi venire in Europa devi accontentarti, non potrai andare a vivere a Corleone, ma potrai andare a vivere a Parigi. Ecco perché andrai a vivere a Parigi. Perché ti do lo status di europeo, ma devi cercare di vivere laddove sono strutture, ospedali, case, per quanto sia necessario. Io lo so che è complicato, ma non è lo stesso vivere come se l'immigrato sia un pericolo, un nemico, o vivere come se il permesso di soggiorno è un errore. Capisci come cambia la prospettiva? Allora io vorrei vivere in un mondo nel quale oggi c'è ancora il permesso di soggiorno, ma ci comportiamo come se un giorno possa essere possibile non ci sia più. Riconoscendo ad ogni essere umano decidere il luogo dove vivere a prescindere dal luogo dove nasce. Qualcuno ricordava la mia esperienza di sindaco. Io da sindaco ho fatto una cosa molto semplice: con un provvedimento sindacale ho mandato una circolare a tutte le strutture del comune di Palermo dicendo che laddove nei regolamenti comunali si usa la parola cittadino deve intendersi presidente. Capite come cambia? Cioè tutti i servizi che vengono garantiti non perché sei cittadino italiano, ma perché sei residente di una città. Ed è per questo che abbiamo presentato una proposta di legge per dare diritti di voto ai residenti oltre 5 anni nel nostro paese. Perché o noi ci registriamo su questa lunghezza d'onda, o il mondo sarà
l'assenza del giovane, questa assenza sotto di egoismi, lo so che è complicato, ma adesso io devo chiudere questo mio discorso e devo chiedergli il permesso perché devo andare via. Quindi mi allontano da questa sala e simulando l'allontanamento mi chiedo di poter ritornare, quindi è come se fosse uscito. Ora mi torno e voglio fare un altro discorso. Se noi in Europa applicassimo questa norma che abolisce il permesso di soggiorno, quanti ne verrebbero di immigrati in Europa? 10 milioni? 20 milioni? 50 milioni? 100 milioni? Ci servono. L'Europa sta muovendo. Abbiamo bisogno. Una volta nella vita puoi fare una cosa che è giusta e conveniente, lo fai. Io so che comunque ho poche speranze di diventare Presidente del Mondo, ma in attesa di diventare Presidente del Mondo e di candidarmi, continuo a comportarmi come se fosse possibile un giorno che il mondo possa cambiare. È la stessa ragione per la quale in Italia mi comporto come se un giorno si possa essere finalmente liberi, non da Berlusconi. Che a me non fa paura, a me fa paura il berlusconismo, a me non fa paura il Berlusconi, a me non fa paura una persona potente. Io sono terrorizzato dai Berlusconi di condominio, dai Berlusconi di quartiere, dai Berlusconi di borgata, a coloro che incontri per strada e dici di fare, dicevano cose radicalmente diverse da quelle che dicono oggi. Persone che nel passato non si erano mai sognate di coltivare l'egoismo della intolleranza e del razzismo, adesso vi ricordano che i neri puzzano o sono brutti o sono pericolosi. E questo, guardate, è un imbarbarimento terribile, rispetto al quale si verifica un fenomeno del quale parlavo oggi pomeriggio. Che chi per cultura, per formazione, lo può fare, lascia l'Italia. Lascia l'Italia. Lascia l'Italia. Guardate, non voglio parlare di case astratte. Nella mia famiglia ci sono 5 case, 5. Da 22 a 32 anni. Due figli, una ragazza sola. Parlo delle mie figlie e dei figli di mio fratello. 5 case, 5 nuclei familiari, 4 nuclei familiari, la ragazza era ottenne più o meno. Di queste 5 case, tutti rigorosamente italiani, tutti rigorosamente siciliani. Non è che una figlia sposa lo svedese o un nipote sposa la francese. Bene, di queste 5 case solo uno è rimasto in Italia. Sono scappati, sono fuggiti dall'Italia. No, una nostra figlia è rimasta in Italia. La settimana scorsa mi ha telefonato, mi ha detto: papà, quando è che tu vieni a Palermo? Siccome questa mia figlia è una donna straordinaria, ho capito che se mi ha chiamato c'è un problema. Ho detto: veramente io penso di venire domenica. Va bene, aspetterò domenica. Lei la vengo subito. Ho preso l'ultimo volo della sera, sono tornato a Palermo, poi il mattino alle 7 partire per andare in iniziativa italiana, lo camminavo. Mia figlia mi dice: è a casa con il marito, con le due figlie di 3 anni e di 8 mesi. Mia figlia sono laureato, 5-10 e lode, con la tesi su Yoko Ono, ricevendo da Yoko Ono una lettera di apprezzamento. Sei l'unica che ha fatto un lavoro scientifico parlando di me come un artista e non come la vede prigione. Ha visto come funziona il mondo universitario, ha fatto di appartenenza e ha fatto la scelta di farsi la Sissis e fa la precaria in una scuola media provincia, 2 ore al giorno.